nazionale alle questioni interne del nostro paese. Tanti temi che saranno affrontati da giovedì a domenica a Bottagna in occasione della festa provinciale di Rifondazione Comunista. In servizio di Jacopo Cidale, le immagini sono di Sergio Diofili. Giovedì al Parco di Bottagna ritorna la festa provinciale di Rifondazione Comunista. Sì, è un momento di festa, un momento di condivisione delle lotte politiche e sociali e nello stesso tempo è un momento di incontro con gli spezzini e con i nostri sostenitori. È una festa che mette al centro i diritti, mette al centro soprattutto il diritto al lavoro, infatti faremo anche delle iniziative proprio mirate in questo ambito. È una festa internazionalista, c'erano anche dei temi affrontati su questioni, diciamo, internazionali del momento. Chiediamo una partecipazione, perché la festa della sinistra che unisce, una festa della sinistra che vuole unire e vuole porre al centro i valori della Costituzione e della Resistenza. Ne stava parlando prima il segretario, sarà un programma intenso. Sì, venerdì si svolgerà l'assemblea pubblica in collaborazione col coordinamento Freedom Flotilla sui temi della Palestina, con il collegamento Skype da Ramallah e il nostro responsabile nazionale esteri Fabio Amato. E invece sabato ci sarà un'iniziativa tutta specifica sul lavoro, dove avremo ospiti molto graditi gli operai della SAEM, che è una ditta spezzina indotto di Fincantieri, che da maggio non percepisce lo stipendio. Questa festa sarà dedicata anche a un personaggio particolare. Sì, con grande commozione la dedichiamo al compagno Sgancia, compagno partigiano Sgancia, che purtroppo in queste ore ci ha lasciato e la dedichiamo tutta a lui, alla sua famiglia e esprimiamo a nome mio di Rifondazione le nostre più sentite condoglianze.